Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori e le autorità per avere con grande sapienza, secondo me acume e visione, organizzato una giornata di riflessione e dibattito in un momento che ritengo opportuno e propizio per questi temi, non tanto per, a mio avviso, per divulgare le opportunità e le potenzialità già latenti, insite nelle prospettive che si aprono con le cosiddette nuove vie della seta, anche per alcuni territori italiani, soprattutto per Bari e la città metropolitana e il territorio retrostante, quanto per far emergere, direi, la consapevolezza che queste opportunità sono già presenti da tempo sul territorio e devono essere coltivate e approfondite in modo opportuno. Il gemellaggio con Canton è datato, troppo datato per essere, a mio avviso, preso in mano solo oggi, ma oggi è il momento storico, opportuno, appropriato per approfondire le relazioni tra due città che hanno molte cose in comune. Come vedremo, poi vi presenterò brevemente il progetto visionario cinese, cosiddetto delle nuove vie della seta, nelle quali Bari ha una posizione unica e non, credetemi, non sto esagerando perché sono seduta in questa sala. Accetto quindi con piacere, l'onore di presentare questo progetto e il ruolo di Bari e del territorio della città metropolitana in questo progetto e anche l'onere di sollevare gli argomenti che secondo me sono più opportuni per la discussione del prosieguo della mattinata e del pomeriggio. Come ha ricordato il sindaco e anche l'assessore Maselli, prima mi pare Canton, che poi è la traslitterazione francese di Guangzhou, è la città costiera più grande della Cina. È la terza, ormai la terza città più importante della Cina per popolazione e per importanza, per PIL, ed è una conurbazione urbana più grande del mondo, non soltanto con 13 milioni e mezzo di abitanti, ma la Outer Metropolitan Area ne conta più di 46. Quindi è più grande anche di Seoul. Quindi il gemellaggio tra Bari, che è geomorfologicamente l'hub del Mediterraneo, deve essere consapevole di questo anche se ancora non è forse pronta moralmente per diventarlo, anche se sulla carta geografica lo è da tempo, e Canton hanno grandi potenzialità di condividere una visione che oggi con il progetto delle vie della seta si unifica in questo, diciamo, modo visionario, un po' molto cinese, direi. Ma cosa sono queste vie della seta? Adesso questa è una cartina abbastanza complessa perché volevo darvi l'idea di questa visione un po' immaginifica che la leadership cinese ha annunciato qualche anno fa in Kazakistan e in Indonesia, descrivendo quello che è l'obiettivo della dirigenza cinese per i prossimi decenni e idealmente entro il 2049 vorrebbero completare tutti i corridoi, poi se procedono a ritmi cinesi ce la faranno certamente, ma vediamo poi su che rotte, perché ci sono problemi geopolitici non indifferenti su molti dei confini che sono, diciamo, interessati da queste vie. Vedete, Guangzhou è la città costiera più importante della Cina e a questo punto le vie terrestri e marittime si dirameranno. Questa è tra l'altro una cartina ancora non recente, perché vedete l'Italia è ancora defilata, mentre oggi ha un ruolo molto più centrale. Si dirameranno via terra e via mare per collegare la Cina all'Europa, nell'obiettivo ambiziosissimo e appunto visionario, secondo me, di creare un grande continente eurasiatico, da Shanghai a Rotterdam, a Madrid, e unificare tutta l'Asia centrale, che a tutt'oggi è una delle regioni del mondo a minor livello di sviluppo economico, a maggior intensità di tensioni geopolitiche e
e geoeconomiche, includendo anche escluso il Medio Oriente, ma includendo il Medio Oriente a maggior ragione. Chiaramente l'obiettivo di unire queste regioni è molto più che ambizioso e deve essere perseguito su varie linee di azione, politica istituzionale, economica, sociale e anche umana, cosa che le vie della seta vogliono perseguire, perché saranno appunto un grande progetto di miglioramento della connettività in generale, inclusa quella umana, se possiamo così dire, ragion per cui le relazioni politiche, culturali, sociali e istituzionali, prima che quelle economiche, scientifiche, tecnologiche e tra le imprese stesse, sono importantissime, perché io di certo non sono esperta di comunicazione interculturale come molti di loro seduti nella platea invece sono, ma certamente so che con la controparte cinese è molto più importante tessere relazioni umane, culturali, istituzionali, politiche che fungano da volano poi alle altre relazioni che viceversa. Quindi questa giornata io penso sia opportuna e proficua, perché dà il giusto livello e il giusto registro alla comunicazione che ci deve essere tra due città gemellate come Bari e Canton, che sono centrali nelle vie della seta, nel senso che sono ai due estremi, ma sono centrali dal punto di vista strategico, perché Guangzhou è una delle città continentali marittime delle vie della seta, che dalle quali partiranno alcuni corridoi, vedete quelli gialli che passano in varie direzioni verso il sud-est asiatico per poi arrivare nel Corno d'Africa e nel Medio Oriente, e attraverso Suez, che raddoppierà, quasi già raddoppiato, nel Mediterraneo. E poi non è lontana anche, per diciamo le medie delle distanze cinesi, ad altre città della Cina più interna, che sono altresì punti di partenza dei nuovi corridoi, di quelle che saranno, che già sono peraltro corridoi utilizzati per il trasporto terrestre, che arrivano in Europa, ormai bruciando i tempi, perché non più tardi di gennaio mi sembra il primo convoglio partito da sud di Shanghai, arrivato a Londra in 16 giorni, e quindi ha bruciato i tempi rispetto alle vie marittime, che sono oggi le vie più battute. Nel senso che più del 90% del commercio cinese con tutto il mondo avviene via mare, mediamente su tutti i settori, non per tutti i settori è lo stesso, ci sono alcuni settori che invece per caratteristiche loro proprie utilizzano altri mezzi, ma certamente il grosso del commercio cinese con tutto il resto del pianeta avviene via mare. Anche per, non soltanto per le merci, ma anche per le fonti energetiche, cosa che ha motivato in primis la visione cinese di costituire, diciamo di annunciare, promuovere questo grande progetto, vale a dire quella di, come adesso brevemente possiamo vedere, di emanciparsi dalle tensioni esistenti da tempo nel Mar Cinese Meridionale, che è il luogo dove transita quasi tutto, diciamo oltre l'80%, del greggio che la Cina importa, e è anche parte di altre fonti energetiche. Quindi essendo lo Stretto di Malacca chiaramente una zona geopoliticamente molto tesa e sotto il controllo americano, i cinesi in primis vogliono smarcarsi da questa dipendenza geopolitica molto forte, cambiando completamente le rotte di ingresso delle fonti energetiche da cui chiaramente il paese dipende. Questo è la ratio principale di tutto il progetto, che poi si sviluppa lungo direttrici, come abbiamo visto nel lucido precedente, verso l'Europa. È chiaro che tutto questo progetto, quali siano poi esattamente i corridoi che saranno sviluppati, non importa in senso stretto, ma produrrà in modo sintetico una serie di corridoi intercontinentali, terrestri e marittimi, che collegheranno effettivamente la Cina e l'Europa. Questi sono quelli esistenti già,
quelli terrestri e quello marittimo. Vedete quanto quello marittimo, nonostante il commercio marittimo sia il principale, come abbiamo detto, sia lunghissimo rispetto al tempo di percorrenza delle attuali ferrovie che da Chongqing, Wuhan e Shanghai arrivano direttamente nel cuore dell'Europa. Lo scenario dal punto di vista settoriale potrà cambiare radicalmente nel momento in cui la convenienza relativa a diversi metodi di trasporto, mezzi di trasporto, cambierà dal trasporto via mare al trasporto via terra. Già questo succede per alcuni settori che producono beni ad alto valore aggiunto e a basso peso. Un esempio classico che ormai si fa è quello della Hewlett Packard, che pensava, in realtà prima, fino a qualche settimana fa si diceva tutti, pensava di trasferire completamente il trasporto delle componenti high tech prodotte in Cina da via mare a via terra, e se non che le ultime notizie ci suggeriscono che invece le temperature rigide che nel corso dei mesi invernali devono subire convogli nel trasferimento attraverso l'Asia centrale richiedono un riscaldamento che in parte vanifica il risparmio di costo, non di tempo, ma di costo del passaggio dalle rotte. Quindi gli scenari si complicano sensibilmente e questo dipende da settore a settore. In ogni caso le agenzie, il settore della logistica e dello shipping è in grande fermento, anzi è il settore in più grande fermento, perché sta rivedendo tutti i costi relativi e le convenienze relative delle rotte. In tutto questo l'Italia che ruolo ha? Ha un ruolo centrale, cosa che noi non abbiamo ancora realizzato pienamente, in parte perché siamo un paese a vocazione esportatrice e con una grande storia portuale da sempre, e quindi non ci si rende conto forse che oggi è un momento storico senza precedenti, se vogliamo, perché rispetto alle vecchie vie della seta di cui noi stessi siamo stati protagonisti, oggi sembreremmo essere uno dei tanti paesi interessati da questo progetto. Invece e i cinesi questo lo riconoscono molto meglio di noi, siamo un paese cruciale perché siamo il paese di arrivo insieme alla Germania, che però lo è soltanto via terra e ha soltanto attraverso alcune regioni dell'Europa centrale e dell'Asia centrale, siamo il paese più strategico in assoluto. Cerchiamo di vedere perché. Innanzitutto a tutt'oggi il commercio via mare è prevalente ed è il 90%, quindi è lo status quo che deve essere cambiato, e le difficoltà tecniche, politiche e istituzionali per il passaggio a una convenienza relativa sul trasporto ferroviario sembrano essere maggiori di quanto non fosse previsto. Quindi e anche in termini di costo, sebbene la variabilità delle tariffe marittime sia più elevata di quelle delle tariffe terrestri, il vantaggio di costo potrebbe essere limitato nel passaggio alle rotte appunto ferroviarie, sembrerebbero essere quelle preferite dai cinesi. Il commercio via mare potrebbe rimanere in parte prevalente per una serie di motivi che diventano in parte contingenti e in parte relativi ai settori, mi spiego meglio. A tutt'oggi l'Europa e la Cina sono sono le più grandi regioni e potenze economiche del mondo, insieme mettiamo i 28 paesi dell'Unione Europea insieme, e sono due tra i più grandi partner commerciali tra di loro bilateralmente, e sono statisticamente i paesi tra cui il commercio è più costoso mediamente. Di parecchio sopra la media di tutte le altre coppie di paesi. Questo è abbastanza inefficiente dal punto di vista economico, e il motivo semplicemente è che da Shanghai, che è il hub di tutto il commercio, il polo produttivo delle regioni costiere cinesi, deve fare un po' di strada via mare per arrivare fino appunto anche attraverso Suez amplificato, al centro, al cuore dell'Europa.
senza passare per il Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, che in realtà farebbe risparmiare parecchi giorni di navigazione per arrivare nel nord Adriatico o nel nord Tirreno e andare direttamente attraverso appunto gli interporti in entrambe le regioni, il Terzo Valico piuttosto che altri tratti ferroviari dal nord Adriatico verso il centro dell'Europa, surclassando completamente i porti del nord, della Germania del Nord e dell'Europa del Nord, perché è richiesto appunto il passaggio da Gibilterra, che prende moltissimo tempo. Questo è l'obiettivo principale dei cinesi in questo momento, per cui l'Italia è il paese assolutamente centrale. Già da tempo la controparte cinese ha realizzato questa importanza strategica del nostro paese e con direi grande disappunto ha riscontrato invece nella controparte italiana una certa mancanza di visione e anche una, come dire, una eccessiva competizione tra i territori che non ha di certamente portato a risultati benefici, se non diciamo accordi più o meno formali tra alcune autorità italiane e cinesi. Questo dal punto di vista della controparte cinese è altamente negativo dal punto di vista dell'immagine e delle possibilità economiche che si potranno produrre nei mesi, negli anni a venire. Quindi è importantissimo avere la consapevolezza, costruire una visione comune dei territori in modo inclusivo, quindi come diceva il sindaco prima e anche l'assessore Maselli, è importante cambiare atteggiamento e prospettiva all'interno dei territori e tra un territorio e l'altro per creare le sinergie indispensabili affinché una visione nazionale possa essere portata avanti, non necessariamente a livello centrale ma anche a livello condiviso di alcuni territori strategici lungo appunto le nuove vie della seta, affinché i cinesi si rendano conto che finalmente la visione locale è pronta. Questo perché ritengo che la mattinata e il pomeriggio debbano continuare lungo le linee dell'introduzione istituzionale di stamattina, che ho trovato particolarmente costruttive perché superano i timori o le prospettive più novecentesche, se vogliamo, della competizione tra aree del mondo, che non è più un gioco a somma zero ma è un gioco che deve essere giocato come una partita comune. Quindi in questo senso il lavoro tra i territori come quello tra Bari e Canton può essere un modello di cooperazione multilivello da esportare eventualmente ad altri territori. Perché è importante l'inclusività del progetto e del ruolo dell'Italia nella grande visione delle vie della seta? Perché se pensiamo ai volumi di merci che arrivano, pensando poi anche adottando la prospettiva poi di chi deve pensare e gestire gli arrivi delle merci e anche la logistica, chiaramente l'Italia non è affatto attrezzata per essere l'hub di tutto il Mediterraneo, di tutto l'arrivo delle merci in Europa. Questo è evidente. Quindi, e questo nei numeri, possiamo anche fare una stima dei TEU che arrivano, è evidentemente sottodimensionata. Nessuna località porto italiano da solo riuscirà ad essere l'unico hub in Italia. Ci sarà un ruolo, e questi cinesi l'hanno capito benissimo, infatti sono andati un po' ovunque con scarsissimi risultati. Ci sarà in ogni caso una graduazione nelle importanze strategiche di diversi porti e sicuramente Bari, la città metropolitana, l'entroterra e oserei dire anche tutta la Puglia con il porto di Taranto sono la località, il territorio in assoluto più strategico. Perché sono con il raddoppio del canale di Suez, Taranto è esattamente il porto a vocazione più immediata, oltre che a posizione, come carotaggio è più grande di Bari e in ogni caso gli investimenti
attuati e in attuazione nei prossimi mesi porteranno a una connessione tra le due città che consentirà una gestione interportuale delle merci in modo condiviso. Questo è assolutamente indispensabile perché nel momento in cui dovesse candidarsi una sola città a diventare hub di tutti gli arrivi cinesi, l'indomani i cinesi stessi direbbero che non ci sono assolutamente i volumi. Allo stesso modo, in maniera totalmente sinergica, per diventare hub nel Mediterraneo, se guardate le rotte, e tenendo conto degli investimenti che già i cinesi hanno effettuato nel Mediterraneo, che è a dimostrazione del fatto che da tempo è considerato strategico. Sin dal 2008, per esempio, hanno investito nel porto del Pireo, non a caso, e l'anno scorso, nell'estate del 2016, è diventato a maggioranza cinese. I cinesi gestiscono tutto il porto del Pireo, ma anche il trasporto passeggeri di tutte le isole elleniche, quindi potenzialmente anche con una voce in capitolo molto importante nelle rotte croceristiche che possono prodursi ulteriormente nell'ambito del Mediterraneo. Quindi non si tratta soltanto di scambi commerciali, ma anche diciamo di altro tipo che possono essere approfonditi con la controparte cinese. La Sardegna è anche un hub per loro molto importante perché hanno investito pesantemente anche in Marocco, che però da solo non riesce ad essere hub sufficientemente ampio per raggiungere i mercati dell'Europa occidentale, e non da ultimo l'Alto Tirreno, che è appunto con il reinvestimento di Vado Ligure. Sempre pur restando dal punto di vista storico il loro primo approccio sul porto di Venezia e sull'alleanza del nord Adriatico, che peraltro ha problemi istituzionali e geomorfologici non da poco, che non sono facilmente risolvibili. La visione nazionale può solo comprendere una sinergia tra varie realtà portuali che peraltro sembra prodursi in questo momento storico, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico, con le connessioni che si intravedono tra i vari corridoi europei, il Terzo Valico e il corridoio appunto Scandinavia-Mediterraneo, anche favoriti dalle difficoltà che la controparte cinese sta riscontrando in molti paesi dei Balcani, non da ultimo l'Ungheria e la Serbia, nei quali avevano progettato, programmato e iniziato progetti infrastrutturali finanziati totalmente da controparte cinese per bypassare l'impasse dell'Italia che non decide quali porti saranno candidati ad essere hub nelle vie della seta, e che peraltro è stata bloccata perché dalla Commissione europea per la mancata ottemperanza delle procedure sull'assegnazione dei grandi progetti infrastrutturali. Questo stallo sui Balcani è stato un assist totale al ruolo peraltro già strategico dei porti italiani lungo le vie della seta, cosa che noi dobbiamo assolutamente prendere al volo. In questo senso il momento storico è unico. E in questo momento storico unico Bari ha un ruolo unico al mondo. È vero che Cantone ha gemellaggi con città ben più grandi di Bari nel mondo, ma Bari è l'unica città gemellata con Cantone in Italia. Quindi Bari ha un ruolo unico nei confronti di Cantone, che deve spendere in modo appropriato, con la giusta consapevolezza di essere un partner altrettanto grande, non dimensionalmente. I confronti con i numeri cinesi non si devono fare mai perché è una prospettiva sbagliata, ma dal punto di vista strategico Bari è importante quanto la prima città costiera cinese lungo le vie della seta, Canton, ed è l'unica in Italia, quindi deve fungere da volano per il proprio sviluppo territoriale e per una come promozione di sinergia con altre realtà portuali. Mi rendo conto che questa sia un'ambizione molto forte, perché i localismi e le competizioni sono evidentemente a volte insuperabili, ma questo è necessario perché è una partita che si può giocare solo insieme. Vorrei proporre due riflessioni
per i panel del pomeriggio e per l'eventuale dibattito, e che derivano dal dibattito che, di cui tutti noi siamo stati forse protagonisti o abbiamo letto sulla stampa, riguardo alle potenzialità delle singole realtà portuali regionali e all'opportunità di investimenti pubblici o in co-financing su località che possono rischiare di rimanere isolate nelle rotte future. Uno di questi argomenti è stato il seguente: dobbiamo cercare di veicolare investimenti con un'elevata profittabilità anche in termini di capacità esportativa dei territori retrostanti alle realtà portuali, in modo tale che non si corre il rischio di creare delle cattedrali nel deserto o di creare infrastrutture sovradimensionate per i territori che le ospitano. Questo argomento è storicamente ed economicamente del tutto infondato, perché la storia economica insegna che la logistica è stata volano di sviluppo e non il contrario, quindi l'investimento in, e questo ce lo mostra tutta la cartina del mondo, dove le più grandi città dal punto di vista economico e quindi anche poi demografico sono quelle che insistono sulle rotte più facili da percorrere. Quindi l'argomento che il candidato o i candidati principali a diventare hub in modo complementare in Italia delle vie della seta debbano essere soltanto realtà portuali inserite in regioni con una capacità esportativa significativa, e qui appunto dicendo nomi e cognomi l'Alto Tirreno e l'Alto Adriatico, è abbastanza infondata, perché al contrario il settore logistica in sé è il settore più strategico in assoluto, al di là dei settori manifatturieri che possono poi approfittare delle nuove rotte per veicolare le proprie merci. Quindi il settore logistica in sé nel sud del Mediterraneo e nel centro-sud d'Italia è il settore più promettente in assoluto di tutti, nulla togliendo ai settori che già stamattina sono stati citati e che già vedono ampie e profonde e avanzate collaborazioni dal punto di vista scientifico e tecnologico, che pur sempre vanno approfondite. In ogni caso l'argomento che gli investimenti in regioni che non abbiano una capacità esportativa sufficiente che possano in qualche modo dimensionare l'infrastruttura è totalmente infondato. Quindi questo dovrebbe servire, a mio avviso, alle autorità locali e istituzioni locali per argomentare e con eventuali controparti nazionali visione condivisa e centralizzata, che solitamente non considera in modo adeguato la composizione geografica delle attività manifatturiere e soprattutto dei settori. L'altro argomento che ritengo sia importante per aprire un dibattito sulle potenzialità economiche è quello dell'ulteriore investimento cinese nel Mediterraneo, che ormai in un certo senso ha legato le mani ai cinesi e mi riferisco a quello greco, e quindi che non possono quindi tornare sui loro passi e richiedono ulteriori passaggi via mare attraverso l'Italia. Quindi il Pireo è ormai il centro del Mediterraneo, ma dal Pireo devono raggiungere il cuore dell'Europa. Quindi questo, al contrario di molte posizioni che hanno visto come
l'investimento dell'anno scorso nel Pireo, la prova che l'Italia avesse perso l'ennesimo treno dello sviluppo e delle potenzialità dello sviluppo portuale nazionale, è di nuovo infondato, perché è esattamente il contrario. L'investimento cinese nel Pireo non è l'ultimo tratto, non è l'arrivo, ma è il penultimo miglio, l'ultimo miglio è ancora da percorrere, e l'ultimo miglio è tutto italiano. Questo appunto perché i Balcani sono impercorribili per molti motivi, dal punto di vista anche soltanto economico, è molto costoso, e perché non ci sono certamente mercati di sbocco, né di arrivo né di provenienza. Quindi l'acquisto e il controllo maggioritario del Pireo per l'Italia è una grande opportunità di sviluppo, non il contrario. Tant'è che l'anno scorso appunto i cinesi erano molto preoccupati della crisi greca e del futuro economico della Grecia all'interno dell'Unione Europea e dei paesi che eventualmente limitrofi alla Grecia sono candidati ad entrare nell'Unione Europea, perché l'investimento nel Pireo per i cinesi è un investimento nell'Europa, non in Grecia. Quindi questo deve essere considerato come tale, quindi è esattamente il penultimo miglio che loro vogliono percorrere e che non è ancora prodotto però dal punto di vista della progettazione cinese delle nuove vie della seta, lo sbocco finale. A questo loro stanno lavorando in questo momento, e la controparte italiana in questo momento dal punto di vista politico è in assoluto la più importante tra tutti i 64 paesi più Cina che sono coinvolti, diciamo così ufficialmente, anche se sono molti di più, nel grande progetto di One Belt One Road. Quindi io sollecito la sottoscritta oggi nel panel su innovazione e tutti i colleghi, le autorità e le istituzioni a considerare questo come una grande opportunità, sì, storicamente unica, ma nella quale l'Italia ha un ruolo molto più importante di quanto noi non si pensi. I cinesi lo sanno bene, infatti ritengono che in qualche modo siamo molto disordinati, troppo inefficienti, inconcludenti e senza una visione nazionale. Bari può, secondo me, farsi portavoce di una visione che sia sul territorio molto importante per la logistica e per i settori che sono stati citati e che riprenderemo nel panel di oggi su innovazione. Innovazione della quale i cinesi hanno profondamente bisogno, perché è in grande sinergia con le loro capacità di produrre sui grandi volumi, e portavoce per un grande progetto condiviso a livello nazionale, che nulla toglierà al territorio di Bari, anzi è la sinergia tra Bari e l'entroterra, incluso il porto di Taranto. Che diventerà hub e che farà da assist eventualmente al trasbordo via mare o in altre direzioni verso altri porti, perché tutti i porti italiani, quasi tutti, hanno vocazioni completamente diverse. Il Nord Adriatico ha una vocazione, e all'interno dell'Alleanza del Nord Adriatico i porti hanno vocazioni diverse. Ravenna, per esempio, è stato risuscitato recentemente come interporto, e Genova, che sembrava completamente defilato anche il nord del Tirreno, anche dallo stesso governo Renzi, che poteva avere un interesse, come dire, molto preciso nell'investire in quella parte del paese, non l'aveva quasi citato perché geomorfologicamente è molto debole, mentre il Tirreno più meridionale è sicuramente in svantaggio competitivo assoluto, Napoli rispetto a Taranto. E Bari in questo senso può fungere da hub non soltanto regionale ma addirittura nazionale, non in concorrenza con Venezia, perché Venezia è un'altra vocazione. Quindi io penso che Bari e questo modello, il modello di questa giornata, possano davvero essere presi come format per suggerire e organizzare ulteriori momenti di riflessione in cui Bari diventa hub e come dire, in condivisione, con complementarietà con altre realtà, perché probabilmente per i territori, così come per le persone, vale che quello che pensi di essere prima o poi lo diventi. Quindi io auguro a tutti noi un proseguo molto efficiente e divertente, utile, dei lavori e delle riflessioni su queste nuove grandi opportunità. Grazie mille.